Negli ultimi anni si è pensato tanto a come far arrivare capitali stranieri in Italia, no? Non dobbiamo stupirci di questo. La cosa magari di cui dobbiamo stupirci è che dovremmo verificare i capitali, che provenienza hanno? Perché se io arrivo ad acquistare un negozio e metto sul tavolo 300.000, 400.000 euro e mi viene chiesto, perché sono cittadina italiana, mi viene chiesto specificatamente qual è la provenienza, perché l'ANAC mi fa entrare nel famoso libro bianco, mi chiede tutto il Esatto. dettaglio, giusto, giustissimo. Dovremmo fare altrettanto per quello che riguarda i capitali stranieri. Questo credo che dovremmo veramente porre un focus particolare su questa cosa, anche perché, e non mi stancherò mai di ripeterlo, noi ci mettiamo i muri, mettiamo i fili spinati, e diciamo no, alt, questa è la nostra barriera, nessuno deve entrare, per quello che riguarda le persone. Invece per quello che riguarda le merci sembra che ormai sia tutto sdoganato. Come noi veniamo passati al setaccio nel momento in cui utilizziamo determinato capitale per poter fare degli investimenti, questo bisognerebbe che fosse con maggiore attenzione per quello che riguarda il capitale straniero. Forse non con maggiore attenzione, ma magari con la stessa attenzione.